Cara Real Time, io so che ci seguite, ogni tanto guardate i video che facciamo. Io ho una proposta geniale per un format. Siccome vanno tantissimo di moda le reaction, fare un format settimanale, a fine settimana, tipo il sabato, come quando eravamo piccoli che c'erano su MTV i riassunti della settimana, okay, no? Farlo su Real Time, il riassunto della settimana delle trasmissioni, quindi i top momenti della settimana a cura degli HMS. Ah, puoi fare una bella top 10 dove commentiamo i 10 migliori momenti di tutti i programmi di Real Time. Esatto. Real Time! Real Time! Vengo per pochi denari, in realtà. Per pochi denari. Pochi gettoni d'oro. Pochi gettoni d'oro. Allora approfitto anche per salutare gli autori di questo fantastico programma Cambio Moglie, che so che ci seguono. Salutiamo gli autori di Cambio Moglie, che sappiamo che ci seguono sempre. Sentivo un po' la mancanza, devo dire. Real Time è un'idea geniale. Quando vuoi. Cambio mestiere, idea geniale. È vero, da idraulico a panettiere, mischi le code. Grazie, bello. Grazie, format dell'anno. Questo è interessante. Chirurgo a meccanico. Ecco, magari non andiamo a toccare quei mestieri. Belli. Perché un meccanico che fa il chirurgo rischia. Sarebbe veramente interessante. In questa puntata di Cambio Moglie, due famiglie agli opposti. No, agli antipodi. Agli antilopi. Agli antipodi. Agli antipodi. Agli antipodi. Sulle coste abruzzesi, la famiglia di Ianni. Se per loro la casa è come un tè. Ma è per Ianni. Cristina ne è l'orgogliosa e seducente vestita. Ma le sedute spiritiche. Invoca. Se tira fuori la tavola Luisa, io me ne vado. Tale. Perché in quanto a ruoli in casa. È buddista. Ah, buddista, sì. Lei. L'uomo deve fare l'uomo, la donna deve fare la donna. Vecchia scuola. Vecchia scuola. Villano, vivaci componenti di. Mangia villano. Quindi se tu dici le parolacce, loro tendenzialmente ti sbranano. A stare in casa, lei si sente un uccellino in gabbia. Vabbè, lei ha già vinto. Mamma mia. Le fa un po' di tutto. Finché ti inchioda nei momenti più impensati. Quello sono io al karaoke dopo tre ciupito. Che penso di essere bravo, invece. Pensa che io sono. Quello sono io al karaoke senza bere. Senza ciupito proprio. Di anni. Papà Alfredo, imprenditore immobiliare, Stefano e mamma Cristina, una massaggiatrice olistica con le idee molto chiare. Massaggiatrice olistica? Non ho usufruito un paio di volte. No. Avevano l'olio. No, questa è un'altra cosa. Alexa, cos'è la massaggiatrice olistica? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ma Alexa, mi spieghi una cosa, ma tu a che cazzo servi? Sono la regina della casa e lui è il mio re. Fantasia comunque nelle foto. Quando entriamo nelle altre case, stiamo entrando in una casa. Mister ovvio. Cioè miss ovvio. Quando entriamo a casa nostra, per noi è... È come entrare in casa nostra. Molto femminile. Lo dimostro più dentro casa. Eccole. Eccoli. Guarda la Lucione come ti fissa. È girato verso di te. Ti sta guardando quella Lucione. Ci corteggiamo sempre. È ancora viva in questa coppia. E praticamente Stefano lo ha cresciuto lui. Tanto più che Stefano ogni tanto. Ma c'è un figlio. Non ci avevo fatto caso nella presentazione. Non ci ho fatto caso. Io penso che andrò via tranquillamente perché nessuno potrà prendere il mio posto. Sì. Cioè, c'è un cactus. C'era una leggera nota di cringe. Sì. Allora, quando la scelta è proprio di lei, non gli puoi dire neanche nulla perché fa quello che vuole, però a me sembra comunque una scelta del cactus. Qui mangia villano, mamma Alessia, papà Giuseppe, componenti di una spumeggiante orchestra di liscio, e i due figli Michael e Mirko. Io non amo cucinare, di conseguenza i miei figli quando vogliono mangiare cucinano loro. Ma come quando vogliono mangiare? Quando vogliono mangiare devono cucinare. Allora, facciamo una carbonara. Fa strano vederlo, ma... Capita. Io sono cresciuto così anche, cioè nel senso... E pensa che ancora da oggi non sai cucinare. Infatti tipo da un mese che io da solo ho perso 5 kg, era l'unico modo per dimagrire. Io sono la rossa della Valpolcera. Della? Valporcella. Io sono la rossa della Valpolcera. No, ho capito male io. La Valpolcera. Valpolcevera. Valpolcevera. Dove cazzo è la Valpolcevera? Alexa, dov'è la Valpolcevera? Valpolcevera è in Italia. Ho risposto alla tua domanda. Ma che cazzo di risposta è? Alexa, in che regione si trova la Valpolcevera? La famiglia ha origine nelle pianure della Valsturla e della Valpolcevera in Liguria. Ah, è Liguria. Perché siamo finiti in Zambia? Ancora, con sto Zambia. Allora, adesso dimmi che non sembrava la scena. Manda indietro. Allora, è proprio la scena che vedi nei documentari quando i leoni vanno a cacciare. Ma che documentari guarda? Guarda, vai dritto. Oh, sì. Mica manca che passa la leonessa. Sì, è uguale. Adesso passa l'antilope, c'è la zebra. Vabbè, sono due famiglie d'antilopi.
Ma quando ti sei andato a tagliare i capelli ha tirato via anche qualcos'altro? È la mattina dello scambio. Alessia e Cristina si stanno preparando a lasciare le proprie case. Comunque raga, volevo solo dirvi che a 10.000 sub mi rifaccio il naso. Sarò catapultata tra un po'. Se no mi mancherà il suo essere pazza. Pazza! Le altre. C'è il figlio. Belin, speriamo bene. Belin! La cosa che mi spaventa di più è ritrovarmi in una casa fredda. Ma in Valpulcervella. Valpulcervella è risaputo che non funzionano i riscaldamenti. Hanno ancora le bombole. Ah sì, per riscaldare. A gas, ma anche per mangiare. Arriva il bombolaro. Io sono positiva. Detto in questo periodo comunque non è una cosa da dire. Giusy e Alessia Band. Non la temo. Assolutamente. Perché dovrebbe temere? Perché la deve temere? Cosa deve temere, scusa? Scoreggiato, palese. Assolutamente. Hanno due bimbi? Due bimbi, quelli per cucinare. Questa pianta non esiste. Non sopporto le cose finte. Portano in casa solo energie negative. Ma cosa? Le cose finte. Ok. E infatti ho paura. Non vedo la dea che ogni donna dovrebbe essere dentro la propria casa con il proprio marito. Da cosa l'ha capita? Ma che cazzo ne so, più stereotipi, preconcetti. Le regole della casa. Dovrai profumare la casa con incensi e candele aromatiche. Mi piacerebbe avere la casa. Sì, ti stunna un po'. Sì, rimani un po'. Non dimenticarti di usare il palo santo. Chiamato Palo Santo, va bene un po' in tutte le culture. Palo diciamo. Santo. È il legnetto che ti ho lasciato qui sul tavolo. Ma cosa va a cacciare i vampiri questo? Nel cassetto c'ha i proiettili d'argento. No, cosa mi ha fatto venire in mente? Il sogno di stanotte. E praticamente eravamo io e te, solo che tu crepavi subito. Ma basta, mi hai rotto il cazzo! Mi fai morire due volte a settimana! A me non piace il calcio. È un gioco maschile, quindi il calcio non mi piace. Ma che motivazione è, scusa? Fosse stata la frase al contrario, no? Quindi detta da un uomo che diceva la ginnastica ritmica. Ok. È uno sport da donne, mi fa schifo. È la danza. Eravamo qui a discutere di quanto era maschilista il tipo, no? Sì. Ecco, detta al contrario invece va sempre bene. Sì, esatto. Io sono una massaggiatrice olistica. Ah. Quindi molto impegnata. Si trova sempre per anche me. Il cane gli è salita di boh. Gli è salito il croccantino. Guarda. Cerchiamo di viverci la casa insieme. Ti faccio vedere cosa si prova a stare insieme. Diciamo, stiamo sicuro insieme, di se stesso. Ci sarà un perché. E vorrei scoprirlo stasera. Scoprirlo? Cosa indosseresti per affrontare la sera? Un paio di pantaloni normalissimi. Da meccanico. Da benzinaio. Di notte, pigiama. Quindi la mattina tu esci così dal letto? Beh, ovviamente sì. Ma come devo uscire? Ma cosa c'è? Un pigiama. Cristina è pronta a conoscere le amiche di Alessia. Io non amo stare con le amiche. Però amo passare. Cioè, le ho le amiche, ma non amo stare con loro. Pensa alle amiche come sono contente. Contente di vedere questo. Il tempo che ho lo dedico a mio marito. Aperitivo con le amiche non mi danno nulla. Il caffè l'aperitivo con mio marito mi lascia tanto. È devotissima. Troppo. Che sono spuntati così all'improvviso. Quando ti vorrai preparare per la notte, potrai indossarlo. Vabbè. Sito diabolico. Grazie. Sì, adesso. Alfredo. Resta sempre il preferito del momento. Bravo, dai. Forse canta meglio il cane. Eri un pochettino stonata, ma e perché Giuseppe, no? E Giuseppe perché non suona la musica. Con la musica invece. Con la musica Beyoncé. Una leonessa da palcoscenico, però io non credo sia una leonessa dentro casa. Parole forti buttate così. Cioè cosa vuol dire di essere una leonessa dentro casa? Cosa devi graffiare il divano? Se devo fare uno spettacolo, ok, io lo faccio per mio marito. Ma è indottrinata. Quando mi guardo allo specchio mi metto una roba così e dico: oh, Alessia, ma dove cazzo vai? In effetti. Tira pure. Wow, si gioca. Ci stiamo dilettando al biliardo e gli sto insegnando dei tiri particolari.
Guarda, io indicativamente sono cresciuto nelle sale da biliardo, quindi mi viene un po' da ridere, ecco. Lo sport, a cui dedica molto del suo tempo libero. Attenzione, è arrivato un nuovo bomber in città. Ho memoria delle gambe dei calciatori, quindi una donna con le stesse gambe così allargate, cioè, no. Cosa te? Una donna con le gambe allargate, no. Beh sì, è risaputo che i calciatori hanno... Queste sono le gambe dei calciatori. Camminano sempre così. Tanto è un po' come cammini tu. È un po' come che si cammina qui a Torino. Cioè, la sua età, c'è gente che si rifà l'anca. Lui... No. Faccio sentire il ginocchio. Ah, che schifo! Ho sentito il cazzo! E ce l'ho! Metto la dove me lo metto dietro! No! Eravamo un po' sfocati. Meglio. Guarda! Svegna! Buongiorno! Buongiorno! Come la guardate? Sì, sì. Anche con le ciabatte, eh? Perché mi sembra di avere un cane morto sui suoi piedi. Ma Cristina è molto seduttiva. Penso che la seduzione tra una coppia sia... Raga, ma è Martufello! Martufello! Sosia dell'anno è Martufello, raga! Cazzo! Raga! Bel livello! Cioè, bello alto, Martufello! Potrebbe portare a un distaccamento naturale. Di cosa? La placenta? Che cazzo dici? Si è... Quell'uovo è troppo cotto. Smettete di cuocere quel cazzo di uovo. Non va cotto l'uovo. Non vuole cucinare. Vuole fare lo chef. Un altro anno inizierà la scuola. E io però non lo faccio cucinare. Ma come? Ma è un figlio che vuole fare lo chef, che va a fare la scuola l'anno dopo, non lo fa entrare in cucina a cucinare? Nella mia cucina non ci può stare. Sconvolta che noi cuciniamo. First reaction shock. La volete di più dentro casa la mamma? Non voglio che mi dà l'affetto. Dentro Ammazza. Casa non c'è affetto. Non è che la mamma non ti dà affetto. Te la dà l'affetto. Tutte le La verità dei bambini comunque è... Non c'è affetto, occhio. La mamma ti aiuta a fare i compiti? Di solito no, però se vuoi a me fa piacere. Anzi, fai una cosa, fammeli proprio tu. Stasera invece dell'Alessia c'è Cristina. Vorrei, ma mai sei arrivato, eh? Sì. E ora? A me piacciono le serate così ormai. Ma tu scherzi, ma... Raga, lei? Hai presente? Non so come si chiama. Dai un indizio però, ma non sei... C'era l'effetto su Snapchat. È tipo la patata e tu ci parlavi dentro. Ah, ho capito. È presente? È in real life. Patata tua. Resta sempre il preferito del momento. Mi sono divertita tantissimissimissimi. E il tappeto rimane con tutti i peli del cane. Cosa succederà? Nuove regole. La casa deve tornare il centro di tutto. Bisogna rimettere la casa al centro del villaggio. Mi raccomando. Le pulizie le fai tu, Alfredo. È di giorno, non di notte. Che fai? Che cazzo fa le pulizie di notte? Perché di notte scopo. Quindi... La colazione? Si fa al bar. Bravo! La regina della casa. È quindi mio il bar, adesso. Quindi. E tu, Alfredo, hai una botta all'aspirapolvere, va? Io ora quando rientro in casa te lo vedi così. Aspira più forte. Sì. Aspira più forte. Folletto. Poi Giuseppe, io. Ma lei è il cane. È Lili di Lili Vagabondo. È Lili Vagabondo. No, ma è sosia dell'anno. Titti, cosa fa? Titti? Titti è gol dell'anno. Mi piacerebbe che Cristina facesse delle attività con Stefano. Ah, quindi lui vorrebbe che sua moglie diventasse un po' più... Invece Cristina 2021. A Genova manda via energie negative della casa. Profuma questa. Papà pulisce, e io e lei ci divertiamo. Perfetto. Che faccia direttamente. La classe non è acqua, ci devi nascere. Sì, però madonna mia, ma troppo impostata. Ma che cazzo? Il 1910. Con l'altra, l'accordo è... Ma vedo, ci sta dentro. Vai, continua. Malamici. Continua, Alfredo. Nell'acqua dove non ci vuoi bere, poi ci anneghi. Che senso? Giuseppe, una serata tutti insieme. Sì, raga, ma sto TV. Cane è perennemente fatto. Semplice. Una sera in più sei a casa, che senza fare niente, vedersi un film e stare un po' insieme a loro. Il problema sono gli eccessi. Esatto, come tutte le cose. Come tutte le cose, l'eccesso non va mai bene. Trova una Pineto bagnata dalla pioggia. L'acqua di prima, che stavo dicendo? No, la pioggia del Pineto. Vabbè,
Bravo, bravo, grazie. Andate a scuola voi? Università. Wow. E lei? Lei, ma che lei? Ma mi vedi come lei? Sì. Educazione, nel senso. Papà, so che questo è il tuo regno. Posso lasciarti anche da solo. Ok, sono... papà. Bravi, vi siete divertiti? Sono stata felice di farlo. Non ho tanta pazienza con i bambini. Stefano gioca con il papà. No, vabbè, non ha imparato un cazzo. Che brutto. Sono felice di farlo qui, però a casa con mio figlio non lo faccio. Ma perché? Ma perché non vuoi giocare con tuo figlio? Vado. Ma piove? Mi tiene l'occhio di uno. Vista come seconda mamma, ma più come un'amica. Come la prima. Non capisco come mai Cristina non vada a pescare insieme a Stefano. Sei trasandata e ti fai vedere che non hai voglia. Noi maschietti a un certo punto possiamo dire: vabbè, mo vado a prendere un altro svago da un'altra parte. Ma che cazzo di discorso? Lui sta giustificando un tradimento. Se lei quando si alza al mattino non mette la vestaglia. Sì, sì, se sua moglie al mattino si mette la tuta, è giustificato. Hai giustificato, sì, praticamente. Bello, sta dicendo quello comunque... Alessia e Cristina stanno per ricongiungersi con i propri mariti. Sono rimasta delusa. Ci sono persone che comunque riescono a trascurare così tanto la casa. No, vabbè, ma io pensavo dicesse trascurare i figli. È rimasta delusa non da se stessa, ma dagli altri. Lei non ha capito assolutamente nulla, non gli è servita a niente questa esperienza. Ogni puntata sul finale del pre-riconciliarsi c'è sempre la cosa che dico. Ho imparato. Ho imparato che... No, lei no. O ce la siamo cavata. Tutte e due, dai, tutte è passata e ce la siamo cavata. Alfred è un figo comunque. Alfred è un figo. Alfred ne sa. Io ho una domanda da farti subito. Casa mia tutto a posto? No, io non ci credo. Ma che... No, raga, cioè la prima cosa che chiesto è come sta la casa. Ho fatto cucinare tuo figlio, si è divertito e... Mi stai impazzendo. Io l'ho fatto con i tuoi figli anche. Abbiamo cercato di sporcare il meno possibile perché io sono così. Come a dire, tu invece sporchi. Sì. Siamo andati a giocare a pallone. Secondo me ha bisogno della presenza della mamma a livello di tempo per lui. I tuoi bambini si sono sempre lamentati che tu a casa non ci sei mai. Sì, sì, no, ma infatti la via di mezzo, giusto? Io ho bisogno anche di sfogare. Hai necessità di avere i tuoi spazi perché ti stressa la casa. Non ha mai detto che gli stressa la famiglia, ma proprio non gli è mai uscito. A lei piace. Vuole godersi un po' delle cose diverse da stare a casa. E... Quando hai due figli e tu preferisci stare a casa un giorno su sette. Lì è un'altra cosa. Quindi allora, un po' di avventura io in più. Voglio tornare alla mia vita. Lei sta bene in questa vita che fa? Non ne sono così sicuro. Lui non sta bene così. C'è sto pelo bianco, un coniglio, non lo so, attaccato a due ciabatte. Che bello, che meraviglia. E una vestaglia di raso nera. Lei sia la classe e non è acqua. Lei vive di ste robe qua. Sì. Cioè per lei è importante sono ste robe qua. Non ci conoscete, ok? Semplicemente, continuamente mi corteggia. Ok. Palle però. Preferisci. Ma che cazzo? Ma poi che corteggiamento di merda è? Ma che corteggiamento è questo? Ma è sempre a casa sta. Io ti corteggio. Ascoltami, ascolta. Ora no, che ha vinto. No, non ci penso. No. Tu mi faresti mai massaggi? Ma non ci penso neanche. Perché? Se tu fossi mia moglie. Vabbè, no, sì. Sì, te li fa, cioè sì. È tutto bellissimo. Guarda il marito. Lui no. Mi fa a me. Mi fate parlare, non vi accavallate per cortesia, grazie. Che signore Alfredo. Grande Alfred. È stato un piacere, una bella avventura. Ma dimmi un po', ho passato anche il Palo Santo in casa? Mamma mia, sì. Ah, tra l'altro, poi non l'ho salutato. Ha commentato il parrucchiere. Grande Rino. Grande Rino, ragazzi. Quindi salutiamo Rino che sappiamo che guarda le reaction. Nel senso, si è anche fatto pubblicità mettendo il suo sito del salone sotto il nostro video. Quindi ha solo confermato quello che abbiamo visto nel programma. Quindi grazie, Rino, di esistere.